costa circa 1.500 euro all'anno per 10-15.000 euro. Ora, andiamo a vedere cosa ci costa l'energia. Dunque, di acquisto, siccome non è 0,21 ma è 0,18, l'energia costa circa 27, dove io la bolletta. Le perdite, allora, prima di arrivare nei cavi, abbiamo le perdite nel trasformatore. Quindi, prendiamo la tascina del trasformatore, che era quindi quello che vi dicevo prima, proprio questo, 87.600 è 8, quindi è accesa, anche se non è a carico, ha sempre le perdite. Kilowattora, e poi a carico invece erano 3,3 kW per 29.200, per questo che praticamente sarebbe la corrente al quadrato ma espressa sotto forma di potenza, cioè praticamente 111 sarebbe sarebbe sostanzialmente il 250 per i costi, va bene, fa 111 diviso 250, quanto, cioè praticamente è una corrente espressa su un rapporto di potenza, diciamo. Comunque, vabbè, al di là di questo, in totale questo fa 19.000 kWh per 0,18 fratto 10 alla terza, sono 17.000 euro di perdite in 10 anni. E le perdite nei cavi, poi per la resistenza del cavo a 35, per la corrente al quadrato. Vi ricordate che prima la corrente al quadrato era 160 per la temperatura, quanto si riduce la corrente, quattro al quadrato. Quindi per pianetari sono 0,2 kg in 10 anni, per praticamente non ho nulla per pianetari. Quindi le perdite nei cavi passando a verde, tensione si sono ridotte tantissimo, però per contro ho potuto introdurre molti altri elementi. Quindi in totale abbiamo 600 di prima, la differenza è minima, ma non giustifica comunque il trasporto, quindi la soluzione con la media tensione, anche perché comunque poi della parte magari è superato una decina d'anni che costa la morte, vabbè, dei problemi, delle guaste, delle rotture, quindi per prendere dei soldi. Quindi sicuramente il 100 per 100 metri viene direttamente distributore di consegnarceli in bassa tensione e non andare a prevedere cabine di media tensione. Ora lo stesso tipo di kilowatt che vogliamo trasportare per una distanza più lunga, 300 metri. Quindi questo è il classico esempio di un piccolo stabilimento che ha il punto di ricezione sul confine e poi da lì bisogna andare a trasportare questa energia dentro lo stabilimento. Ora, qui c'è scritto utente MT perché noi acquistiamo l'energia, questa volta consideriamo sempre in media tensione, va bene, quindi non in bassa, vuol dire che quindi all'ingresso, il punto di allacciamento, avremo sempre un quadro di media tensione e un trasformatore MTBT che solitamente la cosa più logica che viene a fare è metterlo nella cabina elettrica di ricezione, quindi nel punto di confine. Questo fa sì che dai nostri attivi del trasformatore secondario usciamo con la bassa tensione, dobbiamo poi arrivare dentro lo stabilimento con 300 metri di un cavo in BT che abbia una sezione tale per cui la caduta di tensione venga contenuta entro il 4%. Questo cosa vuol dire? Che dovremo andare ad utilizzare dei cavi da 150 mm quadri, tre per le fasi, e con una caduta di tensione che è di poco inferiore al 4%, quindi siamo molto al pelo. Quindi 300x4, questi cavi qua acquistati e installati mi costano 42.000 euro. Poi a questo costo devo aggiungere quello di una cabina di media tensione di gestione, con un vitrati 7 e un trasformatore da 250 kV, il costo di manutenzione. Sono in grigio, attenzione, è inutile andare a elencarli nuovamente per questi costi, perché l'esempio che vedremo dopo sarà la stessa cosa, ma questo oggetto qua, insomma, come verrà messo qui. Quindi il costo della linea di ricezione del trasformatore ci sarà anche nell'esempio dopo, è inutile andare a considerarli anche qua dentro, ok? Perdite nei cavi, da cavi, la resistenza per la corrente al quadrato sono 21.000 euro, totale 63.000 euro. Ora, facciamo lo stesso esempio, prossima diapositiva, ma facciamo una proprietà commutativa, solo che la proprietà commutativa in matematica
a meno che gli addenti il risultato non cambia, invece qui il risultato cambierà, nel senso che spostiamo il trasformatore e da qui lo mettiamo nel punto di utilizzo dell'energia elettrica, detto anche baricentro dei carichi, che poi più avanti vedremo. Ecco, il trasformatore, abbiamo fatto lo sforzo anche mentale, nel senso che in fase progettuale e realizzazione il trasformatore, invece che metterlo, come viene ovvio fare, nella cabina di ricezione, perché dici, ma c'è già la cabina lì, mettiamolo lì, perché dobbiamo andare a metterlo dentro lo stabilimento, a ricavare un altro locale per il trasformatore ed acquistare altre due unità funzionali, quindi una inserita cavi e un sezionatore per andare a sezionare la macchina. E adesso lo vediamo perché ci conviene. Allora, ci conviene perché tanto il tempo per il trasporto non sono più da 150, ma abbiamo la media tensione. E quindi tre cavi da 35, FV0. E lì costano 21.000 euro. Però ormai c'è il costo di due unità funzionali di media tensione, da 2 più IR su 20.000 euro. Va bene, rispetto a prima, quindi 20 più 21 avrò 41.000 euro. E le perdite, i cavi le perdite, abbiamo come prima la corrente al quadrato 4 ampere, tre conduttori, la resistenza, cosa mi ricordo che sono 0,06 kg in 10 anni, quindi praticamente non ho perdite. Totale 41.000 euro, quindi prima che cosa avevamo? Avevamo circa 20.000 euro in più, giusto? E vedete che soltanto, stesso esempio, stessa lunghezza, ho preso il trasformatore, l'ho portato dentro il baricentro dei carichi, cioè vicino ai consumi, vedete le perdite, che cosa è successo? Perché lo sto trasportando in media tensione, ho alzato il livello di tensione. È un fatto solitario che spesso si fa, perché questo è proprio un classico esempio, va bene, dove si realizza un piccolo fabbricato industriale, il punto di consegna ovviamente è sul confine come vuole della proprietà, come non c'è 016, e si dice, ma sì, andiamo dentro lo stabilimento, il problema è che questi sono costi impalpabili, il cliente mica lo sa, però ogni anno si può tirare fuori 20.000 euro in più in bolletta solo per le perdite, siamo noi che dobbiamo aprirli un pochettino. Su questo ora cambiamo, aumentiamo la potenza 300 kW, ok, sempre per 100 metri, va bene. Allora acquisto sempre in media tensione, va bene, quindi abbiamo il nostro trasformatore e i nostri quadri di media tensione che lasceremo nel punto di ricezione, nel confine, quindi, e poi trasporteremo questa energia in bassa tensione. Ok? Allora, 100 kW per 100 metri mi servono dei cavi da 240 mm. Quindi, costi di installazione, 4 cavi da 240 mm quadri, per 4, sono 400 metri, circa 19.000 euro. In grigio sempre la unità di ricezione del trasformatore, perché compariranno anche poi le esempi successivi, quindi non andiamo a sommare i costi, ci sono anche nell'esempio successivo. Costano le perdite dei cavi 38.000 euro, perché guardate la corrente per 300 kW quanto è alta, 480 ampere al quadrato, totale 57.000 euro. Allora, cosa potremmo fare per ottimizzare questa cosa? Detto, vabbè, visto il valore elevato, va bene, delle perdite nei cavi, proviamo a raddoppiare la sezione, cioè invece che mettere solo una sola corda 240 per fase, ne mettiamo due. Ok? Cosa succede? Sì, le perdite si riducono, ma i cavi diventano 8 da installare, cioè praticamente un po' come la tovaglia troppo corta, l'ho tirata da una parte, ha coperto un lato, ma ha scoperto l'altro, nel senso che i costi delle perdite, che prima erano qua sulla nostra destra, si sono portati sui cavi, quindi 39.000 euro di cavi, ok, e 19.000 euro come perdite nei cavi, va bene, quindi le perdite si dimezzano, ma raddoppia il costo di installazione, quindi totale 58.000 euro. Non mi conviene certo andare a raddoppiare la sezione dei cavi per questa soluzione qua, ma cosa devo fare? Ovviamente andare a mettere il trasformatore all'interno della mia utenza, vicino al punto di consumo, quindi quello che cambierà rispetto a prima, oltre a dover andare a creare un locale apposito per poter installare all'interno dello stabilimento sia il trasformatore che le mie unità di media tensione, avrò dei cavi da 35, quindi vedete anche che
media tensione già alla sezione 35, potete rapidamente per potere 300 kW e acquistati installati mi costano 11.000 euro. E poi avrò una cabina MT con unità GAM 2 più R vicino al trasformatore, va bene, circa 20.000 euro. Perdite nei cavi praticamente non ci sono, 0,17 kg, totale 27.000 euro. Avete visto 27 al 57, prima, e quanti soldi sono? 30.000 euro di perdite in meno all'anno soltanto spostando un trasformatore, e in più posso concedere neanche l'uso di andare a costruire, nonostante ciò, un locale cabina dedicato per altre due celle di ripetizione. Va bene, quindi sicuramente con spese così elevate è molto ma molto più conveniente cercare di agire subito in partenza in fase progettuale e andare a mettere questo vicino al punto di equilibrio delle nostre utenze. Qua abbiamo un altro esempio che questa volta la potenza è infinitamente più piccola e sono 10 kW, ma dobbiamo trasportarli per una distanza molto lunga, un chilometro 200 metri. Questo è un esempio che è stato ricavato proprio da un'applicazione pratica che è uno stabilimento di acqua minerali in montagna, quindi dove c'era il punto di pescaggio, diciamo così, delle acque con delle pompe e lontano, un chilometro 200 metri dal punto di lavorazione, quindi era necessario andare a praticamente portare delle pompe attraverso delle condotte, diciamo così, l'acqua nel punto di lavorazione, e queste pompe funzionavano a 400 volt, quindi 1200 metri di cavi in bassa tensione per portare 10 kW, ci servono dei cavi da 50 mm quadri, la caduta di tensione rimane sempre, diciamo così, sempre sulla soglia. E un chilometro 200 metri di cavo da 50 mi costa 49.000 euro. Perdite nei cavi non sono eccessive, comunque 10 kW la corrente non è elevatissima, 16 ampere sono 3.000 euro. Totale 52.000 euro. Cosa potremmo fare per migliorare questa soluzione? Ovviamente non è che per 10 kW ci mettiamo a fare una ricezione in media tensione, però comunque sia potremmo sempre andare in pelo la tensione, cioè in bassa tensione possiamo arrivare fino a 1000 volte, quindi la soluzione che è stata adottata per cercare di ridurre le perdite è stata quella di introdurre due trasformatori 400/690, quindi il primo è un elevatore 400/690, secondo invece abbassa da 690 a 400. Quindi abbiamo potuto, questo ci ha permesso di ridurre i cavi a 16 mm quadri, di conseguenza anche il loro costo di acquistazione. Si è sommato il costo di acquisto di due trasformatori BTBT, circa 3.000 euro, più le perdite nei due trasformatori che in 10 anni mi costeranno circa 7.000 euro. Però anche le perdite nei cavi sono ridotte, in totale abbiamo 43.000 euro, cioè praticamente 10 anni, pertanto alzando un pochino la tensione il cliente risparmierà in bolletta circa quanto di euro perdite. Riepilogo, qui abbiamo i quattro esempi con i vari dati del calcolo e quali sono le soluzioni. In verde la soluzione conveniente, in rosso la conveniente, in arancione la soluzione che sta a metà, e poi quindi soluzione intermedia. Questo qua è un pochettino quello che è stato detto. Ovviamente noi i conti li abbiamo fatti con poi introducendo questi valori in un file Excel, abbiamo fatto una tabella in Excel, abbiamo introdotto via via le varie potenze per fare ogni volta il calcolo. Ora veniamo allo stato del neutro della nostra linea, delle linee, scusate un attimo, uscita dalla rappresentazione. Allora, che cosa vuol dire stato del neutro? Stato del neutro, daremo, diciamo così, qualche concetto, perché qua ci sarebbe da parlare veramente diverse ore. Serve per capire un pochettino il discorso dei guasti, in particolare dei guasti a terra sulle nostre reti di detenzione. Quindi quello che vediamo rappresentato qua è una dorsale con cui il distributore alimenta gli utenti. Questo che vediamo è il trasformatore alta media dell'ente distributore.
In particolar modo vediamo il secondario sul trasformatore media tensione, cui avvolgimenti sono collegati a triangolo. Ora, messa a terra o stato nel neutro, cosa vuol dire? Cioè il centro stella di questo secondario, l'ente distributore come lo esercisce? Potrebbe esercirlo con diverse soluzioni. Perché questo qua cambia, diciamo così, l'entità delle correnti in caso di guasti, in particolar modo di guasti a terra, perché quando c'è un guasto a terra le correnti, ad esempio se guardiamo la situazione qua dove sulla linea 1, sulla fase 3 è avvenuto un guasto verso terra, le componenti che compongono la corrente di guasto a terra sono componenti di richiusura, si dice appunto di tipo capacitivo, vedete questi che sono disegnati sono dei condensatori, perché fra il cavo elettrico di media tensione e il terreno si richiudono, in questo caso se consideriamo delle linee aeree, delle cariche capacitive attraverso l'aria. Queste cariche capacitive hanno una componente tanto maggiore quanto ovviamente più lunga la linea, come se si formassero un po' due pareti di condensatore. In occasione del guasto a terra si hanno proprio questi fenomeni di risalita di queste cariche capacitive verso il centro stella del trasformatore. Quindi quando la corrente arriva al centro stella, che cosa fa? Allora, se il centro stella è isolato da terra, la corrente trova una resistenza molto alta, quindi arriva su terra avrà dei valori abbastanza limitati, altrimenti potrei connetterlo francamente a terra. Allora, in questo caso conterrei le tensioni di guasto, ma le correnti saranno molto più alte, oppure potrei cercare una soluzione intermedia. Soluzione intermedia, che cos'è? Interporre un resistore, un'induttanza o un'impedenza omico-induttiva, per andare a cercare di modulare un pochettino la corrente e quindi la tensione. Ora, la soluzione che era adottata fino a circa 25 anni fa era l'esercizio a neutro isolato da terra, una soluzione, va bene? È questa. Poi degli anni questa soluzione è stata abbandonata progressivamente a favore della soluzione compensato, cioè praticamente queste componenti capacitive vengono compensate in parallelo a una resistenza, appunto per cercare di andare a ridurne l'entità in occasione di guasti da terra. Quindi vuol dire che fra il centro stella nel secondario del trasformatore a terra le distribuire con le macchinari. Prossima bobina di Peterson, se lo per andare a modulare e andare a compensare tutte le capacità. Ora, prima, ecco, diciamo che in una rete gestita a neutro isolato le correnti di guasto a terra sono correnti che possono arrivare addirittura fino a 800 ampere capacità, ma a questo c'è una motivazione neutro isolato, nel senso che prima non era così, nel senso che con le linee elettriche aeree, va bene, la capacità di richiusura aveva comunque dei valori sufficientemente ridotti. È stato il passaggio della gestione delle reti elettriche da linea aerea a rate, perché mentre la linea aerea è conduttore, è soltanto conduttore di rame nudo, okay? Quindi le capacità sono proprio quelle di prima attraverso l'aria. Adesso vi faccio capire, faccio qualche salto avanti, nel passaggio alimenti errate, il cavo non è più un semplice conduttore nudo, ma diventa un cavo con tanto di schermo metallico. Questo vuol dire che fra l'anima del cavo e lo schermo metallico si formano proprio come due vere e proprie pareti di un condensatore. Questo vuol dire che la capacità in occasione di guasto a terra balza a valori molto elevati. Questo che cosa vuol dire? Che la vecchia gestione del conduttore isolato non va più bene, perché appunto si formano quelle correnti così elevate di centinaia di ampere più prima. Quindi era necessario frenare questo tipo di capacità attraverso cosa? Un'induttanza di compensazione. Quindi per questo motivo si parla di gestione della rete elettrica tramite neutro compensato. Perché è importante dire questa cosa? Perché il neutro compensato le distribuzioni ci consegna quando invece la dove indica quali sono i valori da impostare, poi ne vedremo in qualche slide sul nostro relay di protezione, ci indica la cosa, ci dice guarda che la rete è gestita a neutro isolato, poi neutro compensato, e ti dà
nel caso di metro completo, quanta è la corrente massima di guasto a terra, va bene, che si può sviluppare appunto in un guasto a terra. Quindi io potrò dimensionare di conseguenza poi anche il mio impianto di terra secondo quello che mi dice la differenza del vento isolato dove la corrente è molto elevata. Addirittura nella compensazione è decisa ad annullare le capacità della rete, parliamo di correnti quantissime, anche di correnti neomico-induttive, neomico-capacitive. Allora, ormai in Italia l'esercizio della rete, la gran parte della rete italiana viene a difesa. Esistono qua però tante zone periferiche, specialmente quindi aree agricole dove non è possibile andare a realizzare delle reti grave, quindi l'esercizio del metro rimane isolato. L'importante è che le protezioni dell'utente, quindi il relè di protezione dell'utente, sia in grado di funzionare e di scriminare i passi a terra a prescindere dallo stato del metro, quindi sia metro isolato che metro compensato. Quello che vedete qua sotto è il macchinario che viene utilizzato appunto per compensare le capacità di richiusura. Le protezioni che vengono richieste a norma 116, conseguenza poi alla legge signoria, per proteggerci dai passi a terra, sono la I0 maggiore, che sarebbe guasto a fase a terra, e poi la 67N, che è la direzionale di guasto a terra. E la fase neutro non con differenze nei calcoli di fase o guasti di fase. Questo l'abbiamo visto prima, come si fa ad arrivare un guasto a terra attraverso questo cerchio, questo disco che è un toroide. Sarebbe praticamente un differenziale che viene installato nel punto in cui mi allaccio alla rete dell'ente distributore generalmente e abbraccia i tre cavi di media tensione. Quindi questo toroide cosa fa? Fa la somma dei tre campi magnetici, va bene, generati dalle correnti che scorrono sui tre cavi, e se non, in occasione non ci sono guasti la somma è zero. Ovviamente se ci sono dei guasti la somma di queste tre correnti sarà diversa l'azione. Il toroide invierà un segnale al relè di protezione, quello che confronterà con quello che il relè ha in memoria, e se supera una determinata soglia impostata il relè deciderà quindi di andare ad aprire l'interruttore di media tensione per far ripulire il guasto. Ora, quello che vediamo qua invece non è più il calcolo delle correnti, ma il calcolo delle tensioni, vedete che ci sono le tre tensioni, sono le tre tensioni stellate, perché nel momento in cui viene un guasto a terra non si registra soltanto la componente di corrente di guasto a terra che è detta IO, non è il copio di rei zero, ma è più comodo dirlo, o sta per omopolare, corrente omopolare, si sviluppa anche un'altra tensione, che è la tensione omopolare, che parimenti alla corrente omopolare è la risultante della sommatoria delle tre tensioni stellate a seguito del guasto. Quindi perché parliamo di tensione monopolare? Perché la tensione monopolare è quel segnale di riferimento che la protezione elettrica di media tensione utilizza per andare appunto per andare a stabilire una direzione della corrente di guasto, e questo serve appunto per la protezione direzionale di guasto a terra, quindi per capire perché impostiamo una protezione direzionale di guasto a terra, semplicemente per capire se il guasto arriva dall'interno, quindi è avvenuto all'interno del nostro impianto, quindi è necessario che il nostro interruttore intervenga, o altrimenti viene dall'esterno, cioè quindi è un guasto esterno e la nostra protezione non deve intervenire. Quindi per capire l'asse di riferimento della direzione di intervento della corrente è la tensione muscolare, quindi è un parametro molto importante. Ora ne capiremo il significato se noi abbiamo le nostre tre tensioni, supponiamo che sia avvenuto un guasto a terra sulla fase L1, la tensione L1 andrà circa a 0, mentre le tensioni L2 ed L3 aumenteranno molto fino ad assumere la rete delle concatenate, quindi neanche delle stellate. Quello che rimane qua prima si chiamava centro concreto delle tre tensioni, va bene? Ora è diventato un centro ideale, perché non è più qui, il centro si è spostato qua.
Che cos'è la tensione molecolare? La tensione molecolare non è altro che la differenza di potenziale fra il centro teorico, che è questo, che sarebbe il baricentro delle, delle tre concatenate, ovviamente, e il centro invece reale, che si è spostato verso il basso, seguito di questo, questa è la tensione molecolare. Allora, meglio, noi quando viene un guasto a terra, tramite tre trasformatori di tensione, inseriti ovviamente a stella, perché devono misurare le tre tensioni stellate, andiamo a misurare la tensione residua, cioè ciò che rimane di residuo a seguito del guasto, cioè 3TV fanno la sommatoria e poi inviano il segnale ad evento, fanno fare la somma, poi il programma vedete qua che VL2 più VL3, non ho fatto anche un parallelogramma con VL2 e poi faccio la somma, va bene, per la risultante. Ora la tensione residua è analiticamente 3 volte la tensione molecolare, quindi avremo 3TV inseriti a stella, va bene, sul primo elettrone, e al secondario, per misurare la residua, i 3 secondari, così uno entra e esce, con questi capi lasciati aperti, si chiama appunto triangolo aperto. Il capo del triangolo aperto, i 3TV misurano la tensione residua, o la tensione molecolare, poi dipende un pochettino da lei come ragiona, e la mandano al relè, va bene? Questo è un secondo secondario, che serve soltanto per fare delle misure, quindi misure di tensioni stellate. Quindi io la tensione residua la misuro con questo secondario triangolo aperto. In realtà potrei utilizzare anche semplicemente un secondario stellato, ma la norma c'è 16, ci vuole un ingresso dedicato, un segnale dedicato che è quello del triangolo aperto, per misurare la tensione molecolare. Quindi questo segnale qua lo vado a relevi di tensione, e lo utilizza poi come riferimento per capire la tensione delle correnti di guasto a terra, della riflessione e la correnta di 0 è un terzo della residua. Okay? Ora, quanto vale il contributo capacile di media tensione? Qua faccio un salto indietro. Scusate che metto la slide di prima. Allora, purtroppo se avete una diapositiva testa dovrei rappresentare tutto. Allora, se noi prima abbiamo considerato un guasto sulla linea dell'utente 1, l'utente 2 e l'utente 3, quando c'è un guasto in una delle fasi di un altro utente, i locutori sani, va bene, anche se non hanno avuto guasti, però contribuiscono lo stesso con le loro componenti di richiusura capacitive verso il centro stella del trasformatore. Quindi questo che cosa vuol dire? L'utente 2 e l'utente 3 non hanno subito guasto, il guasto esterno, però i loro conduttori stanno dando un contributo di richiusura capacitiva. Questo che cosa vuol dire? Che se i loro conduttori hanno una lunghezza consistente, lo guasto esterno, questi toroidi qua potrebbero vedere delle correnti di richiusura che potrebbero andare a scattare il relè per la soglia di guasto a terra. Questo non è piacevole. Quindi, questa cosa si utilizza la protezione direzionale di guasto a terra, cioè praticamente tramite la tensione molecolare il relè guarda queste treccine dove stanno andando rispetto alla tensione molecolare, che quindi fa da riferimento, no? A sinistra o a destra? Se non è verso sinistra vuol dire che il guasto sta uscendo, il toroide lo deve passare ma verso fuori, e quindi nonostante superi la soglia il relè non fa più l'interruttore. Ecco, questo è spiegato, diciamo così, in maniera molto semplice, anche perché poi sono due best, servirebbe potrei disegnare così una lavagna. Il discorso delle componenti direzionali, quindi la tensione molecolare serve proprio a questo, ad evitare, ad impostare una protezione direzionale affinché gli interruttori di utente 2 e 3 non scattino a seguito di un guasto esterno, perché le loro linee sono molto lunghe. Ora, quanto devono essere lunghe queste linee? Dunque, cioè 0,16 mi mette a disposizione una formula, no, anzi, che è quella che stavamo vedendo, perché ho fatto un salto indietro, che mi dice: guarda caro utente, il contributo capacitivo delle tue linee tu puoi calcolare con questa formula, che è data dalla tensione nominale concatenata della rete moltiplicata per 0,2, che è un coefficiente su questa formula che compare sulla norma, per L2, che è la lunghezza 0,2 nel momento in cui la lunghezza dei conduttori che escono dal quadro di media tensione e arrivano nel trasformatore a 20 bit. Allora, 0,2 è coefficiente per le linee in cavo, okay, interrate, invece
0,03 è quello che utilizzo per le linee aeree, ok? Quindi so la somma detta somma